Buon pomeriggio dal Madami di Civita Castellana, dove tra poche ore si svolgerà il match di Serie D, valevole per la seconda giornata di andata, tra l'Ostia Mare di Mister Caputo e il Flaminia Civita Castellana di Rosolino Puccica. Vediamo inquadrati i ragazzi che stanno testando il terreno del Madami all'arrivo da pochi minuti qui, dove si svolgerà questo importante match di campionato, nel quale l'Ostia Mare cerca riscatto appunto dopo la sconfitta interna nella prima giornata contro il Foligno. Seguiamo appunto le prime immagini dell'arrivo qui a Civita Castellana, tra poco altre immagini dal Madami prima della diretta streaming appunto, che potrà aiutarci a seguire la gara e potrà aiutare tutti gli amanti, i tifosi dell'Ostia Mare a vivere questo match insieme a noi che siamo qui live dal Madami. Ostia Mare in campo per il riscaldamento in vista del match che tra poco avrà inizio qui al Turiddo Madami di Flaminia Civita Castellana. Ragazzi di Mister Caputo si riscaldano poco dall'inizio della sfida. Ricordiamo che il match è valido per la seconda giornata di andata del campionato nazionale di Serie D, girone E, ed è l'esordio casalingo per il Flaminia Civita Castellana, che nella prima di campionato ha ottenuto il successo per 2-1 in casa del Deruta, mentre per i biancoviola è la prima trasferta di quest'anno dopo la sconfitta all'esordio contro il Foligno per 0-1. Seguiamo alcune fasi del riscaldamento pre-gara. Seguito costantemente dal prof Matteo Basile. Ecco i ragazzi che si scambiano la palla alla Madami. Da questa parte invece troviamo il riscaldamento dei portieri con il preparatore atletico Tonino Davì. Ossia Mare vince 2-0, Civita Castellana arriva dai Gubbinelli, il raddoppio di Plummi, grande Ossia Mare che conquista i primi tre punti della stagione. Sono bravissimi a coprirsi le spalle. L'uno è il fuoco, credo che alla fine il risultato di parità sarebbe stato più giusto, però in virtù di quello che hanno fatto il primo tempo loro hanno segnato e hanno vinto la partita. Per noi non cambia niente, ogni partita deve essere capire tante cose, soprattutto per i più giovani, però ribadisco, non è che adesso pensavano che tutto sarebbe stato così. Tra l'altro abbiamo affrontato un'ottima squadra con giocatori di qualità, io ho avuto D'Astolfo, Martinelli, Costantini, dopo tutti i gol. Costantini ho fatto sortire in C1, D'Astolfo abbiamo vinto il campionato italiano con la Fiorentina, la cui abbiamo fatto una... Qui giocatori importanti, lo sapevamo, ma non sapevo che pagavamo questa, non lo so, io l'ho visti un po' impauriti nella prima parte, più che timorosi di questa squadra, forse non sono stato bravo a prepararla bene, a fare io. Mi sono...
Mister, è arrivata questa prima vittoria stagionale nella prima trasferta di quest'anno, un Ostia Mare, diciamolo, è stata molto 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 gagliarda oggi. Ma sì, mi è piaciuto il modo di reagire alla sconfitta di domenica, mi è piaciuto l'approccio. L'unica cosa un pochino dolente è stata che siamo stati poco cinici nel sfruttare le tante occasioni, specialmente nel primo tempo, che ci sono capitate. È stata una vittoria anche sofferta, perché nel finale abbiamo saputo soffrire l'inferiorità numerica su quell'espulsione, che onestamente mi è sembrata un pochino gratuita e ci ha messo un po' in difficoltà, però siamo stati bravi nel ripartire, nel crederci fino alla fine, nel spremerci fino all'ultima forza. Un primo tempo veramente di grande intensità, molte occasioni, e abbiamo visto un'Ostia Mare brillantissima in questa trasferta al Madami. Ma sì, complimenti ai ragazzi, perché la partita oggi l'ho preparata insieme a loro, quindi l'ho resi partecipi nella scelta tattica, come attaccare l'avversario, l'hanno fatto bene in quel frangente. Quando i difensori si allargavano non ci hanno mai pensato, anzi siamo stati molto molto pungenti, però non fino al punto di fare gol. Però ripeto, la squadra mi è piaciuta sotto il piano del carattere, sotto il piano dell'aiuto che si sono dati e nel crederci sempre. Vittoria meritata, sofferta sì all'ultimo, però meritata, insomma. Vittoria meritata, che lei aveva detto alla fine della scorsa partita, insomma, che mancava solamente quella coralità per poter poi raggiungere il risultato, e oggi c'è stato. Sì, c'è stata, ma non siamo ancora al top. Abbiamo una squadra di gente, insomma, strutturata in maniera pesante, quindi ci vorrà ancora del tempo per arrivare alla condizione migliore, quindi ben vengano questi tre punti. Domenica scorsa abbiamo fatto i complimenti sportivamente al Foligno, oggi ci riteniamo senza aver rubato niente qua a Civita Castellana, in maniera onesta, dignitosa e con gran orgoglio. Mister, adesso c'è subito un impegno ravvicinato, mercoledì in Coppa contro il Gualdo Casa Castalda, un altro impegno importante. Ma importante, questa è una decisione che prenderò insieme alla società, perché i ragazzi hanno bisogno di recupero, e quindi affrontare in questo momento, tre impegni in una settimana non mi sembra che sia la cosa ideale. Il campionato è molto molto lungo, abbiamo una buona rosa, però adesso purtroppo dobbiamo fare un attimino delle scelte. Non male che va dato spazio a chi è più fresco, a chi ha giocato meno, e a quelli che oggi hanno giocato sicuramente servirà un po' più di recupero. Anche perché poi domenica arriverà l'Arezzo all'Anco Marzio, insomma, un altro avversario mica male. Ma assolutamente no, è la candidata numero uno alla vittoria del campionato, quindi è bene prepararsi nel migliore dei modi. Comunque oggi godiamoci questa vittoria, perché forse qualcuno ha rivisto gli spettri dell'anno passato. Non credo che sia così, perché questa adesso è una squadra matura, sa quello che vuole. È normale che bisogna dargli il tempo di raggiungere una condizione ottimale, bisogna avere un pochino di pazienza, e ci toglierà delle soddisfazioni anche quest'anno. E allora godiamoci questa soddisfazione, tanti complimenti mister per la vittoria di oggi. Complimenti, vi ringrazio come sempre il giro dei ragazzi, che oggi sono stati fantastici. Grazie mister. Grazie a voi.